Ciao a tutti ragazzi, negli episodi precedenti abbiamo parlato di emozioni, persone e paure. Oggi uniamo tutte queste cose e a tal proposito vi racconto una storia. Nella vita, per essere completi al 100%, abbiamo bisogno di amore, gioia, fortuna e creatività. Quando una persona possiede queste caratteristiche, si sentirà felice. Ma purtroppo la vita è fatta anche di persone invidiose. L'invidia che può nascere anche sotto forma di paura, la paura di non arrivare o la paura di non cominciare. Le persone invidiose di altre, come al primo posto nella scala dei valori, avranno sempre l'insuccesso degli altri e aspetteranno con ansia la loro fine. Perché le persone invidiose sono fatte così, credono di avere tutte le caratteristiche della felicità e credono anche di comandarle. E sono così convinti di averle, a tal punto da nasconderle e chiamarle a loro piacimento. Ma purtroppo, al loro ritorno, troveranno solo paura. La paura di non essere all'altezza, la paura del proprio successo, la paura di essere giudicati e la paura di scomparire. Tutte queste paure che, se non ascoltate, renderanno l'invidia la loro sofferenza più grande, ma rimarranno coloro che aspetteranno l'insuccesso degli altri senza pensare al proprio. E mentre gli invidiosi rimarranno impiccati dal loro desiderio, i buoni si godranno il loro successo. Ciao a tutti ragazzi, scusate i capelli, ma dalla doccia sono usciti così, guardate. Volevo dirvi grazie per aver visto questo video. Spero che abbiate colto ovviamente il significato come al solito. Vi raccomando sempre di lasciare il pollice in su se vi va, se non siete iscritti iscrivetevi e seguitemi su Instagram. Però prima di finire questo video volevo implementare questa cosa alla fine delle storie, dove vi racconto com'è nata l'idea di questa storia. Che secondo me potrebbe essere una cosa carina da sapere, no? Che dite? Fatemelo sapere nei commenti se vi va. La storia è in questione. Mi è nata a causa di un messaggio di un ragazzo 2 giorni fa, palesemente invidioso, che mi aveva insultato pesantemente. E io non amo gli insulti, non amo le critiche infondate soltanto per farsi notare e per esprimere quanto si è invidiosi. Quindi ho detto, ok, l'invidia è talmente forte che può portare all'uomo questo, che può portare all'uomo a non ragionare, a semplicemente crearsi un'autostima basata sul nulla, a tal punto da dimenticare quali sono i suoi valori. E ho detto, ok, ci devo fare una storia sopra, giusto per condividere la mia esperienza con altre persone e magari far capire a loro dove può arrivare l'invidia. E così è stato. Ho preso un gioco abbastanza antico che ho visto fare un paio di volte da Raul Cremona e ho detto, ok, mettiamoci assieme una presentazione figa basata sul gioco dei tarocchi. Non so se sapete le carte dei tarocchi, che c'è l'impiccato, la ruota, la torre, il mago, quelle cose lì. E ho detto, prendiamo il significato delle carte dei tarocchi veri, come per esempio l'impiccato. Io ho detto, rivisitiamolo un attimo e cerchiamo di farlo stare bene in questo video, in questa presentazione. E così è stato, ci ho messo più o meno una notte di tempo, una notte di sogno, ed è uscita questa cosa qua, anche se corta. La cosa bella dei video corti è che hanno talmente tanti significati racchiusi che se tu li riguardi non sono mai corti. Ed è questo il bello, secondo me. Quindi spero che vi sia piaciuto. Ci tenevo soltanto a dirvi questo, che alla fine di ogni video storia vi dirò da dove mi è nata l'idea. Noi ci sentiamo presto anche sul canale. Questi messaggi. Noi ci sentiamo presto anche sul canale di Telegram, che vi lascio in descrizione. Molto importante, perché lì faccio uscire le anteprime, faccio uscire un casino di cose e la gente lì vedo che gli piacciono queste cose, mi fa piacere. E noi ci vediamo giovedì alle 14. Ciao ragazzi!